lasciare soli e mettere insieme tutte le forze che sono coinvolte, sia talvolta come nel ricordo di Carolina e Andrea abbiamo avuto modo di dire oggi, le famiglie, sia i ragazzi che devono sempre più acquistare consapevolezza, e questo è il nostro compito di educatori, sia il mondo della scuola che è il luogo deputato, diciamo, a risolvere e dare soluzioni educative a questo drammatico fenomeno, ma che è anche il luogo in cui questo fenomeno si scatena, essendo un fenomeno di devianza di un comportamento. Il vostro